Nuovamente allineati dietro l'autostart i cavalli della settima corsa, cavalli di quattro anni sulla distanza del doppio chilometro, sono nove al via. Ripetiamo lo schieramento, Diamond Horse, Dubai Adri, Dabietual, Dorapan, Dalidaban, Doublegar in prima fila, Dominatore, De e Darling Lady in seconda. I Favori netti per De Gheghegio, numero otto Materici in sediolo. Leggermente discosto proprio De di Geyo Gio. Intanto la macchina cella l'errore di Diamond Horse lottano. Ma sbaglia da B Etoile ed è così Dora Pan che si avvantaggia. Ha sbagliato e eh, serie di rottura anche d'Alida Pan quindi prende subito vantaggio in partenza numero 3 da B squalificato Pan. E in seconda Numero posizione dovrebbe no, beh, essere Dubai Adri ma serie di rotture davvero molto folta nel primo quarto di gara, intanto De Ghaio approfitta per andare direttamente in schiena ad Orapan superando Dubai Adri mentre in quarta posizione c'è dominatore che sposta al largo. Fuori causa numero anche il numero 6 Double, double gar, gar in quinta posizione, praticamente su il numero 5 Dalida Ban. Tanto se ne vanno gli 800 metri iniziali in, due, Dubai Adri, i 600 metri iniziali in 47-9. Ora Degheyio Jo sposta all'esterno, va su Dora Pan per attaccare. Sono rimasti praticamente in tre all'avanguardia. Deciso l'attacco di Degaio Jo a Dora Pan che replica. A contatto cerca di rimanere dominatore De Gheijo Jo dà un nuovo e severo attacco a Dora Pan che si mantiene comunque in vantaggio lungo la corda parziale comunque deciso quello di De Gheijo Jo 15-1 in curva. Ora insiste nuovamente l'allievo di Mattia Ricci che passa a condurre quando manca un giro esatto alla conclusione, Dora Pan in seconda posizione alla corda, poi dominatore, gli altri staccatissimi con Dali Daban che è l'unica che insegue, gli altri fuori corsa ormai da tempo, molti dei quali già squalificati, intanto De Gheio Jo continua a guidare mentre sposta a questo punto dominatore, si porta su Dora pan e a 600 dal palo la vicina, De Gheio Jo a 500 dalla conclusione, mantiene due lunghezze di margine, su Dora pan ora raggiunta da dominatore che cerca l'aggancio con De Geo Jo a 400 dal palo dominatore si avvicina a De Gheiojo sopravanza parzialmente Dora Pan che cerca ancora l'arrivarsi interna completamento ormai della curva finale con dominatore che insiste nella sua progressione avvicina De Geo Jo che entra ancora con tre lunghezze di margine addirittura d'arrivo De Geo Jo nel finale controlla e Viene a concludere per la terza a seguire De Geio Joe e Mattia Ricci, secondo posto per dominatore al terzo, Dora Pan 1-17-8, il ragguaglio conclusivo 31-6 a chiudere ma ormai il più era fatto, De Geio Joe conferma l'ottimo stato di salute, vince la terza corsa consecutiva, scuderia limitless di Mattia Ricci con Mattia Ricci anche in salchi. 8-7-4. L'arrivo della settima corsa del Savio è tutto per questa serata di corse da Cesena. L'appuntamento per domani sera alla stessa ora.